Agradecemos enormemente la intervención del profesor Ropo, eh, de, de la cual quisiera destacar los siguientes elementos como parte seguramente de los análisis que vendrán a continuación. Eh, nos dice el profesor que estamos frente al aspecto más importante del contrato, quizá el corazón del mismo, porque estamos analizando la conformidad del bien a ese paradigma del bien debido. Es, Bien importante esa clasificación que nos da en primer lugar de los elementos de, de, de las posibilidades que caben como resolver el contrato o acudir a medios que no impliquen la resolución del mismo. En relación con la resolución, qué bueno traer a colación el artículo 1546 del Código Civil Colombiano, pero también el 870 del Código de Comercio, porque allí, en relación con la resolución, no encontramos unas pistas sobre cuál es el papel a que se ha llamado el juez en términos de la entidad o de la gravedad del incumplimiento que se esté analizando. Esto de cara a ese umbral de gravedad de que nos habla el profesor Ropo eh, y que en términos del maestro Inestrosa era la entidad del incumplimiento. Me encantaría citar a propósito de eso alguna alerta que hacía el maestro Inestrosa en alguno de esos escritos eh, tan importantes sobre la tutela, frente al incumplimiento que fue recientemente vuelto a publicar en la revista Derecho Privado de la Universidad. Decía el maestro llamando la atención sobre los excesos que delante de una pretensión resolutoria por incumplimiento lo primero que debería apreciar el juez es la realidad y la gravedad de este, en efecto, el equilibrio contractual, las exigencias de la buena fe y el principio de salvación del contrato han de ponerlo en guardia frente a eventuales excesos, abusos, aprovechamientos indebidos del demandante. Y aquí retomo el análisis del profesor Ropo a propósito de ese principio de conservación un poco fetiche y que esconde verdaderamente otras motivaciones para realmente llegar a la esencia de lo que es su propuesta en esta materia, a mi juicio, que es el de la ratio de la, de la resolución. ¿Cuándo sí y cuándo no? en función de los resultados específicos y ese pues, preciso análisis que hace en relaciones como, por ejemplo, la venta o en relaciones como la licitación, en donde resulta ostensible la dificultad en un caso, en el segundo caso, de devolverse a lo anterior, en cambio tan sencillo que parece en el primero. Y aquí avanza el profesor Ropo entonces en el análisis de los mecanismos para indicar eh, que bien podríamos plantear como punto de partida ese dilema entre la sentencia y los mecanismos extrajudiciales. de nuevo, eh, debe eh, o resulta pertinente también hablar un poco de las soluciones de derecho colombiano, en donde no tenemos eh, eh, a nivel, digamos, normativo, con excepción del contrato de compraventa y el pacto comisorio, esa claridad en relación con la posibilidad de establecer la resolución unilateral. Eh, el maestro Inestrosa decía que ipso iure no se resuelven los contratos, pero a continuación en ese mismo escrito da cuenta de que la estipulación de la resolución unilateral del contrato es de la mayor importancia en la actualidad. Ese difícil balance entonces entre el mecanismo extrajudicial y mecanismo de sentencia podría realmente ser un espejismo porque al final del camino, nos dice el profesor Ropo, el verdadero dilema que vamos a enfrentar es el juicio que al final, si, si llegara a presentarse, eh, ¿cuál es el juicio realmente que tenemos que atender? Y, por supuesto, haciendo un énfasis en ese concepto de la importancia del hecho. Eh, lo que me lleva también a pensar que desde la perspectiva, digamos, de nosotros los abogado, abogados y también de las partes en los contratos, la importancia de hacer una adecuada regulación de la cláusula y de realmente delinear los elementos eh, que han de configurar o las situaciones que han de configurar verdaderamente el mecanismo de resolución unilateral. Con esto entonces y con esos elementos que nos deja el profesor Ropo sobre el tapete. Vamos entonces a avanzar en la siguiente de las ponencias, en este caso a cargo del professor Fabrizio Piraino, sobre el problema del compimento. Professor, por favor. Grazie a tutti, grazie Presidente. Io ancora mi associo anch'io ai ringraziamenti per, eh, nei confronti dei colleghi colombiani per questo invito che mi onora e che mi ha dato la possibilità eh, diciamo, di conoscere i sistemi latinoamericani che conosciamo un po' meno bene, la letteratura. Eh, latinoamericana, in particolar modo colombiana, che ho trovato in una, in una fase eroica: nel senso, eh, in quella fase in cui ancora le migliori energie sono impegnate negli studi dei problemi autenticamente nodali del diritto civile, eh, diciamo, fase eroica che in Europa si è abbondantemente esaurita, eh, dal momento che un po' in tutti i paesi larga parte della letteratura è particolarmente specialistica. Ha un respiro piuttosto, eh, piuttosto minimale. Allora, ehm, io innanzitutto voglio ringraziare eh, la decana eh, per la parola, il, il direttore professor Navia per l'invito, il professor Cinciglia, che è il primo movens di questa iniziativa, e tutti coloro i quali ci hanno ospitato in maniera veramente squisita eh, e che mi hanno fatto per l'appunto conoscere questa realtà così stimolante, ho avuto l'occasione per preparare lo studio che non, di cui oggi non parlerò integralmente e per questa occasione, una letteratura veramente ricchissima, tra cui il Trattato delle obbligazioni del professor Inestrosa che ho trovato un libro impressionante sotto tanti profili, per cultura, per sensibilità sistematica. È davvero incredibile e che mi è stato, è stato fonte di grande ispirazione e che credo inciderà sui miei studi eh, rientro in Italia. Allora, e poi non da ultimo, scusatemi, anche il fatto di essere stato affiliato alla scuola del professor Roppo, pur non essendone io un allievo, che però nei confronti del quale io ho un debito culturale amplissimo nei miei studi. Eh, perché io mi sono dedicato. Per una decina di anni circa allo studio dell'adempimento in natura. E in effetti sono uno di quelli che sostiene la priorità dell'adempimento in natura. Eh, L'ho sostenuto fortemente, forse in maniera eccessivamente diciamo così, eh, eh, entusiastica. E questo mi ha diviso da altri componenti della scuola eh, genovese, in particolar modo dal professor Della Casa che è ha scritto una monografia fondamentale su questo argomento e noi dissentiamo abbastanza. Però, in occasione del ritorno sul tema, che proprio il professor Roppo mi ha consentito per un volume nel trattato C come Mengoni, penso di eh, come dire, fare uno scarto di riflessione, perché la mia prospettiva era prevalentemente incentrata sull'obbligazione, dove in tutta franchezza, eh, stando alla struttura del nostro codice civile e alla storia delle idee, la priorità dell'adempimento in natura è iscritta nella struttura del rapporto obbligatorio. Però non tutti gli effetti contrattuali sono obbligazioni. E in effetti quando gli effetti attributivi del contratto hanno natura diversa dall'obbligazione, esempio effetti reali che in Italia come sapete sono governati dal principio consensualistico quindi non hanno la struttura di obbligazione salvo diciamo nelle ipotesi di vendita di effetti obbligatori e eh, nell'effetto di garanzia che per me non ha struttura di obbligazione come la migliore dottrina europea ha cercato di dimostrare da Flum a Mengoni eh, nonostante il fatto che eh, c'è una tradizione ricchissima, penso allo stesso Inestrosa, che lo riconduce al modello dell'obbligazione di prestare romana, ma in realtà quella è una forma attributiva totalmente differente dal rapporto obbligatorio. Ora, a differenza di quanto ha fatto il professor Roppo, io invece mi occuperò di adempimento e mi occuperò di adempimento. E nella prospettiva dell'obbligazione, suggerendo di circoscrivere la nozione di adempimento proprio all'esatta esecuzione dell'obbligazione, perché gli altri effetti contrattuali attributivi presentano specificità molto diverse dal rapporto obbligatorio, sono governate da automatismi. <ride> L'obbligazione è attività realizzativa che diventa necessitas juris, è poiesi, proprio attività di realizzazione. E la sua attuazione e la sua violazione pongono problemi delicatissimi e anche una certa controvertibilità che gli altri effetti contrattuali attributivi, cioè garanzia pura ed effetto reale, non pongono rispetto ai quali quindi io suggerirei di parlare di esatta esecuzione del contratto. Io mi soffermerò quindi sulla attuazione dell'obbligazione e eh, come dire, eh, il tema è vastissimo, infatti i ringraziamenti sono stati vari, non me la sento di ringraziare il professor Navi e il professor Cinciglia per la scelta dell'argomento che è, vastissimo, complicatissimo, tutta sincerità Carlos, non, non me la sento di ringraziarti. Allora, questo tema vastissimo ho tentato di affrontarlo da tre prospettive che secondo me sono cruciali per pervenire ad una nozione di eh, adempimento e eh, di conseguenza di inadempimento eh, scientificamente rigorosa e eh, praticamente, quindi dal punto di vista applicativo, eh, feconda, proficua. Questi tre nodi sono il rapporto tra adempimento e il dibattito sull'oggetto dell'obbligazione. Il secondo nodo è il ruolo della diligenza in adimplendo, nell'adempimento. Il terzo nodo è il ruolo della buona fede, la sua funzione integrativa e quindi la eh, ristrutturazione del rapporto obbligatorio in termini di rapporto complesso, di gefugue, che è, secondo me, uno dei tratti caratteristici dell'obbligazione moderna rispetto all'obbligazione romana, insieme con l'adempimento in natura. Perché non dimentichiamoci che tutta la concettualizzazione sulla obbligazione ottocentesca è stata condizionata dal principio liberare, liberale del nemo, Precise cogi potest che quindi non consentiva di concepire, non immaginava che la prestazione fosse coercibile. E invece, eh, tutta l'ultima parte del dell'Ottocento e larga parte del Novecento ha fatto emergere anche l'adempimento in natura, quindi la coercibilità della prestazione. E quindi, questi due aspetti, struttura complessa ed adempimento in natura, sono secondo me i due tratti che qualificano l'obbligazione contemporanea rispetto a quella romana. Le tre tesi che vorrei dimostrare sono le seguenti. Primo, l'adempimento a dispetto di quanto sostenga la letteratura eh, europea e latinoamericana sostanzialmente eh, quasi unanime e anche i codici, come vedrete, non è soltanto l'esatta prestazione, eh, è qualche cosa di più, è un giudizio di natura teleologica. Seconda affermazione. La diligenza nell'adempimento svolge due funzioni, talmente distinte da mettere capo a due nozioni differenti di diligenza. Se non si capisce questo, non è possibile né isolare i tratti dell'adempimento né risolvere la questione sul fondamento della responsabilità che è un fondamento dal mio punto di vista oggettivo eh, in cui la colpa non gioca alcun ruolo, la colpa in senso tecnico. Terza tesi è per l'appunto quella che eh, nel concetto di adempimento entra anche la qualificazione di correttezza, cioè di conformità alla buona fede, che è qualificazione del rapporto, non è qualificazione della prestazione, l'esattezza è qualificazione della prestazione. La correttezza e qualificazione del rapporto inteso come struttura complessa eh, che si compone di obblighi strumentali che vanno nella stessa direzione dell'obbligo principale di prestazione e di obblighi accessori, gli obblighi di protezione, le Schutzpflichten, che invece proteggono patrimonio e eh, persona dei soggetti del rapporto obbligatorio per tutti quei danni di cui ci sia incremento di rischio a causa dell'accostamento delle sfere giuridiche di debitore e creditore che l'instaurazione del rapporto obbligatorio determina. Allora, cominciamo. Allora, il primo profilo, anzi, premettiamo: la conclusione sarà che l'adempimento non consiste nella sola esatta esecuzione della prestazione, come si suole dire. Per quanto vi suggerirei di non adoperare questa circolocuzione perché. Adempimento e prestazione sono categorie di azione che non hanno bisogno del connettivo dell'esecuzione. Quindi l'adempimento è l'esatta prestazione, per un fatto di rigore linguistico. Ecco, non è soltanto questo. Si è adempimento quando il bene dovuto, in, tenso, in senso tecnico, cioè l'utilità finale che il creditore attende, viene realizzata dal debitore o dai suoi siliari o da terzi con attività imputabile comunque al debitore in termini di esattezza qualitativa, quantitativa, temporale, salvo che non vi sia stato un termine di grazia, e nel contesto di un rapporto obbligatorio correttamente attuato, perché se si ha prestazione esatta, ma si ha violazione di obbligo di protezione o di obblighi strumentali, abbiamo comunque un fenomeno di inadempimento, proprio alla luce della complessità. Del rapporto obbligatorio. Prima questione, quindi, il rapporto tra eh, adempimento e oggetto dell'obbligazione e il, il dibattito sull'oggetto dell'obbligazione. In primo luogo, eh, vi ricordo che nonostante la formulazione adoperata, eh, oggetto dell'obbligazione, l'obbligazione designa tutto il rapporto obbligatorio, in realtà questo dibattito è un dibattito sull'oggetto del diritto di credito in Europa per 150 anni sotto questa etichetta si indicava si è <ride> indicato il dibattito sull'oggetto del diritto di credito. E la tesi che l'opinione perché la nozione tradizionale di adempimento come attuazione esatta del rapporto obbligatorio, quindi dell'attività dovuta che noi troviamo anche nei codici, l'articolo 1218 del Codice Civile che indica l'inadempimento come inesatta o mancata prestazione, a contrario ci fornisce l'adozione di adempimento nei termini tradizionali. Ma un discorso analogo vale per gli articoli 1626 e 1627 del Codice Civile Colombiano, dove col pago effettivo si parla di prestazione esatta. Questa concezione è figlia della prevalenza della tesi personalistica dell'obbligazione quella tesi che individua il diritto di credito nel diritto all'attività dovuta, quindi alla prestazione, intendendo il diritto di credito come una sorta di posizione attiva eh, però di carattere inerte, in cui il creditore è in attesa che il eh, debitore esegua la prestazione per l'appunto, tesi che ha la sua debolezza, che consiste nel fatto che questa tesi non si interroga su quali siano i poteri e le facoltà sostanziali di cui gode il creditore in fase fisiologica, cioè prima che si verifichi l'inempimento. Ad esempio, sollecitazione della prestazione, eh, controllo in itinere della prestazione, specie quando la prestazione, come nel caso dell'appalto, eh, si protragga nel tempo, sia eh, effetto di un contratto cosiddetto a lungo termine. Oppure strumenti di coercizione indiretta del debitore, pensate all'Istituto della Mora de Bendi. Tutti, diciamo così, poteri di natura sostanziale che la teoria personalistica neppure prende in considerazione, perché poggia su un assunto, quello della perfetta identità tra contenuto del credito e contenuto del debito. E a questa tesi si contrappone la tesi patrimonialistica, anzi le tesi patrimonialistiche, che hanno avuto la caratteristica, si sono formate tra la seconda metà dell'Ottocento in Europa e nella prima metà del Novecento, e sono caratterizzate dal tentativo di strutturare, di concepire il diritto di credito sul modello del diritto di proprietà, come potere su beni. Ovviamente eh, se la proprietà è un insieme di facoltà e di poteri diretti sul bene, il credito è un insieme di facoltà e di poteri indiretti, ovviamente perché c'è la mediazione della prestazione, ma il credito viene individuato come diritto sui beni del debitore, o sul patrimonio del debitore. Qual è il limite di, questa, eh, di queste tesi? Il limite di queste tesi è di voler concepire il diritto di credito nella prospettiva patologica. Il punto di vista è che il debitore non abbia adempiuto e che quindi il creditore abbia il potere di aggredire forzatamente il patrimonio per soddisfarsi per equivalente. Anche qui è un limite forte, perché è un limite forte, perché ci si disinteressa della fase fisiologica del rapporto e in poche parole, scusatemi se sono un po' eh, l'affermazione non è elegantissima, le tesi patrimonialistiche è come se rispondessero a questa domanda, ma in definitiva l'ordinamento giuridico cosa è in grado di garantire al creditore? È in grado di garantirgli la prestazione? No, perché abbiamo detto il principio liberale ottocentesco non consentiva di immaginare una coercibilità in natura della prestazione. È in grado di garantirgli unicamente la soddisfazione per equivalente, forzosa, sul patrimonio del debitore. Poi in Europa si è soliti collegare a queste teorie la tesi di von Brinz su Schuld und Haftung, debito e er, rispondenza, come ci ha insegnato Emilio Betti. Ma in realtà questa gemmazione è del tutto spuria, perché questa teoria nasce rielaborando il materiale romanistico e il materiale del diritto nord germanico e in realtà mira proprio a far emergere la dimensione del debitum, cioè dell'attività dovuta. Ora, se entrambe le prospettive sono diciamo così limitate perché guardano soltanto un profilo del rapporto obbligatorio, un avanzamento di conoscenza estremamente significativo, le teorie patrimonialistiche l'hanno fornito, hanno fatto emergere che l'obbligazione ha una sua connotazione finalistica, cioè che l'obbligazione non è un vincolo di attività fine a se stessa, ma è un vincolo di attività in vista della realizzazione di un risultato finale, cioè di una utilità eh, dovuta al creditore. E sulla base di questo... Pensate alla impostazione di, eh, di Gustav Hartmann per cui debito è dovere di dare, ma anche dovere di ricevere. No? E sulla base di, questo, di questa premessa, diciamo, di questo quadro concettuale dell'emergere dell'utilità come momento centrale del rapporto obbligatorio, in Italia, eh, in un libro straordinario del 1936 ehm, dedicato all'adempimento dell'obbligo altrui, Rosario Nicolò. Teorizza la diversità di contenuti sull'ondo, ovviamente la dottrina tedesca, la diversità di contenuti di debito e di credito. Le due situazioni giuridiche soggettive che si fondono nel rapporto obbligatorio sarebbero caratterizzate da oggetti differenti. Il debito ha ad oggetto l'attività dovuta, la prestazione, il credito ha ad oggetto il bene, in senso tecnico, cioè il bene. Eh, diciamo, entità materiale o immateriale o il servizio, cioè l'utilità finale. Nicolò non va oltre in questa eh, operazione di messa a fuoco della struttura del rapporto obbligatorio sul fronte dell'adempimento, rimane piuttosto tradizionalista sull'onda di eh, Nicolò. Luigi Mengoni, in un saggio eh, celeberrimo da noi in Europa eh, dedicato all'oggetto dell'obbligazione, pubblicato sulla rivista Ius del 1952 porta a compimento questa grande concettualizzazione di Nicolò. Dice sì, è vero, debito e credito hanno due oggetti differenti, ma trovano la loro unità, il loro significato complessivo all'interno del rapporto obbligatorio. Sono sostanzialmente legati da un vincolo di interdipendenza funzionale. Non si può concepire il debito disgiunto dal credito, non si può concepire il credito disgiunto dal debito, le due situazioni giuridiche soggettive simul stabunt, simul cadent. Ma questo cosa comporta? Comporta che la diversità di oggetto, comporta che eh, possiamo immaginare ipotesi in cui l'attuazione del debito si scinda dalla realizzazione del credito, e ipotesi nelle quali la realizzazione del credito si scinde dall'attuazione del debito. Quali? Realizzazione del credito a prescindere dall'attuazione del debito. Adempimento del terzo, articolo 1180 del codice civile ed articoli 1630, 31 e 32 del codice colombiano, o anche l'esecuzione forzata in forma specifica, altre ipotesi. Attuazione del debito che non realizza il credito, pagamento al creditore apparente, eh, articolo 1189 del Codice Civile Italiano e articolo eh, mi pare 1634,2 del codice colombiano. Cosa accade? Accade che nell'adempimento del terzo un terzo che non è né delegato dal debitore né opera come spromittente, si sostituisce al debitore, realizza la prestazione soddisfa il credito, il credito si estingue, il debito non può sopravvivere perché c'è correlazione funzionale, a meno che il creditore che riceve la prestazione dal terzo non surroghi il terzo nel suo diritto, nel qual caso il diritto rimane in vita, il diritto di credito, perché... L'interesse originario del debitore viene sostituito del creditore, scusatemi, viene sostituito dall'interesse del terzo che vuole recuperare la prestazione eseguita Pagamento al creditore apparente. Il debitore che segue una prestazione esatta dal punto di vista oggettivo, materialistico, ma inesatta dal punto di vista soggettivo, perché nei confronti di un soggetto diverso dal debitore, ma che appare legittimato, appare creditore in base a circostanze oggettive, se in buona fede, buona fede soggettiva, è liberato. Ma il credito non è realizzato. Il credito si estingue, il creditore vero e proprio è tutelato con la nascita di un nuovo diritto al recupero della prestazione dal creditore apparente, diritto che in Italia, in maniera molto singolare, l'articolo 1189,2 a questo diritto dà forma giuridica di condizio in debiti. Ed è un'applicazione speciale perché ricorderete che la condizio in debiti è un'azione personale, spetta al solvence nei confronti della cipiens e qui invece il creditore vero e proprio non è solvence e potrà agire nei confronti della cipiens creditore apparente. Perché questo lungo discorso? Perché nessuna di queste figure è adempimento Nonostante che il Codice Civile Italiano, il codice colombiano e quasi tutti i codici della eh, Western Legal Tradition siano abituati a disciplinare queste figure all'interno della disciplina dell'adempimento, non siamo in presenza di ipotesi di adempimento. L'adempimento si, si ha soltanto quando, utilizzando ancora le parole di Artman, eh, la prestazione del debitore si scarica nel risultato. E realizza l'utilità finale, cioè soltanto quando il credito è realizzato per il tramite della prestazione esatta del debitore. Queste figure sono l'adempimento del terzo, una ipotesi di realizzazione del, del, del credito equiparata all'adempimento, ma diversa dall'adempimento, altrimenti non si capirebbero tante cose. E il pagamento al creditore apparente, a mio modesto avviso, è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento. quindi Cosa abbiamo acquisito? Abbiamo acquisito che l'adempimento si ha soltanto quando eh, il risultato finale è eh, per così dire realizzato dal debitore o dai suoi ausiliari con una prestazione esatta. Tutte le altre ipotesi non sono per l'appunto adempimento, cioè è un giudizio di natura finalistica. E questo mi consente di affrontare un nodo molto significativo e capirete qual è la posizione che voglio eh, assumere: cioè quello sulla distinzione ed dei rapporti obbligatori in obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Come eh, forse ricorderete, questa eh, distinzione, accolta in, in, in quasi tutta diciamo così, la letteratura eh, eh, sulle obbligazioni, eh, anche se è caduta un po' in discredito negli ultimi anni, perlomeno in, in Italia, eh, nasce in Francia eh, con l'elaborazione di eh, René eh, De Mogue, e eh, nasce come categoria dogmatica. L'obiettivo è quello di rompere l'unitarietà dell'obbligazione e delle regole di responsabilità contrattuale. Perché? Per realizzare un regime di privilegio a favore dei professionisti intellettuali, cioè dei debitori professionisti intellettuali. L'idea è che eh, il professionista intellettuale concorre al progresso scientifico, culturale, tecnico, tecnologico del Paese, e dunque la sua attività, anche quando oggetto di obbligazione, è caratterizzata da una utilità sociale che va controbilanciata alleggerendo il vincolo obbligatorio e il vincolo di responsabilità. Allora cosa accade? Che eh, il professionista intellettuale ha unicamente un vincolo di porre in essere un'attività improntata a determinati parametri, standard di comportamento, ricavati dalla diligenza e dalla perizia. L'inadempimento quindi consiste nella colpa perché eh, diligenza e perizia sono il correlato della, positivo della colpa ed il debitore può andare sente da responsabilità non soltanto provando la causa ardua della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, ma anche provando di aver agito in maniera diligente, cioè introducendo quella che noi tecnicamente chiamiamo una. Eh, eccezione in senso a tecnico, cioè la confutazione del, del, del presupposto della domanda dell'attore. Allora in Francia eh, le obbligazioni di mezzi venivano assoggettate all'articolo 1337 del codice eh, civile, il codice civile eh, originario, mentre le obbligazioni di risultato molto più severe, nelle quali il debitore è tenuto a realizzare un fine eh, determinato, venivano assoggettate e quindi. La mancata realizzazione del fine o la realizzazione del fine con caratteristiche differenti da quanto previsto dal titolo o dalle fonti di integrazione del contratto è inadempimento nella sua oggettività, e quindi non c'è rilevanza della colpa, ed il debitore va esente da responsabilità soltanto provando l'impossibilità non imputabile, come sanciva l'articolo 1147 del Code Napoleone nella versione eh, originaria. Ora, questa distinzione è, in Italia era stata prefigurata da Giuseppe Osti in un saggio monografico del 1918 straordinario sulla revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione, in cui l'anno scorso abbiamo festeggiato il centenario. Ma Osti prefigura prima ancora di Demog questa categoria soltanto in termini descrittivi. Per Osti. Eh, il giudizio di responsabilità è unitario si fonda sull'inadempimento oggettivamente considerato, alcun rilievo gioca la colpa. La causa di esonero e l'impossibilità della prestazione, peraltro intesa in senso oggettivo e assoluto, quindi in maniera estremamente rigorosa, ed il. Eh, il, mm, il e quindi questa distinzione ha soltanto carattere descrittivo. In Italia il maggior critico della distinzione è Luigi Mengoni, che in un saggio del 54 su obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi studio critico pubblicato sulla rivista eh, del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, sferra una critica che noi riteniamo essere definitiva alla distinzione, fondata su due argomenti. Primo argomento... Soltanto apparentemente nelle obbligazioni di mezzi eh, la responsabilità si fonda sulla colpa, perché in realtà la, la, la colpa non è altro che sinonimo di adempimento nella sua pura oggettività. Non è la colpa extracontrattuale, non è il difetto di sforzo, di attenzione, di cura, non è una modalità dell'azione, perché la diligenza fornisce quelle regole tecniche o quel sapere scientifico che, per così dire, determinano l'oggetto dell'obbligazione. Quindi la buona fede funge da criterio determinativo dell'oggetto dell'obbligazione e quindi la violazione di quelle regole è in adempimento nella sua oggettività, no? senza alcun connotato soggettivo. Primo grande argomento. Secondo argomento è eh, rappresentato dal fatto che tutti i rapporti obbligatori hanno un risultato. Non esistono vincoli obbligatori nei quali il debitore si vincola a una prestazione fine a se stessa, soltanto che in effetti in alcuni rapporti obbligatori il risultato coincide con la realizzazione dell'interesse presupposto, cioè dell'interesse primario che ha mosso il creditore ad acquisire quel diritto di credito, in altri rapporti obbligatori che si è soliti chiamare di mezzi questo risultato si arresta prima. Lungo la catena teleologica delle modificazioni che porta all'eventuale soddisfazione dell'interesse primario presupposto. Un esempio, la prestazione del medico. Il paziente creditore che si accosta alla prestazione sanitaria, ovviamente eh, ha un interesse primario a guarire o perlomeno a migliorare il suo stato di salute, non è detto che la prestazione, l'adempimento del medico. Eh, per così dire, soddisfi questo interesse perché eh, nel caso concreto, alla luce dei fatti, per così dire, esterni delle condizioni del paziente, l'unico risultato attingibile potrebbe essere il tentativo di salvare il paziente dalla morte o dal peggioramento. Eh, anche se poi la morte o il peggioramento sopravvengono, quindi la morte del paziente o il peggioramento dello stato di salute non sono indici del fatto che allora lì c'è inadempimento, potrebbero non essere indici del fatto che là c'è eh, inadempimento. Allora, eh, andando verso le conclusioni, cosa intendo dire? Intendo dire che eh, la eh, distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha una valenza dogmatica, non modifica la disciplina dell'obbligazione, men che meno del giudizio di responsabilità, ma ha un fondo di verità. Questo fondo di verità è rappresentato dal fatto che in alcuni rapporti obbligatori il risultato è determinato ex ante, sono per lo più obbligazioni ex contractum, alcune che nascono anche da legge in effetti, nelle quali il risultato da realizzare è già determinato al momento dell'insorgere del vincolo. Altri rapporti obbligatori invece sono caratterizzati da un risultato che è determinabile soltanto ex post ed è determinabile ex post per tante ragioni. In primo luogo perché debitore e creditore lasciano il contenuto dell'obbligazione eh, eh, per prassi nell'indeterminatezza. Se voi vi accostate un libero professionista, un avvocato come noi, un dottore commercialista, il creditore non concorda mai la prestazione col libero professionista. Si affida alle sue competenze professionali, alla sua esperienza, per l'appunto, e quindi la definizione, di la puntualizzazione di quale sia il risultato in concreto da realizzare, avviene, se avviene, ex post, quando il creditore si dichiara insoddisfatto. Allora cosa accade? Si parte, questo almeno è il modello che io vi suggerisco e che in passato ho chiamato giudizio teleologico a posteriori, si parte dal risultato concretamente realizzato dal debitore. Si risale la catena delle attività poste in essere, la catena teleologica, per verificare se quelle attività sono in effetti quelle che la scienza, il sapere tecnico, quelle che i penalisti chiamano... Leges artis, imponevano. Se ci sono delle condotte alternative che avrebbero potuto spingere il risultato un po' più avanti rispetto al risultato realmente conseguito, si ha inadempimento. Viceversa, abbiamo adempimento. Quindi, questa è ma anche qui il risultato c'è. E anche qui il giudizio di adempimento e di inadempimento deve essere un giudizio teologico E arriviamo all'ultima questione che eh, snocciolo veramente in un minuto perché eh, temo di avere sondato anche se ancora non nessuno ha azionato il temutissimo semaforo allora il, eh, il eh, che a questo punto credo che abbia una funzione dissuasiva perché credo che non sia stato mai realmente attivato capito? spreggevole mossa allora l'ultimo eh, punto è questo, è questo che il, eh, molti dei dibattiti sull'adempimento e l'inadempimento sono condizionati da non aver percepito che la diligenza all'interno dell'obbligazione dell'adempimento e dell'inadempimento assolva due funzioni diverse, non riconducibili a unità. La prima funzione è quella determinativa, di cui vi ho parlato in alcuni rapporti obbligatori. L'obbligo primario di prestazione rimane per così dire indeterminato ed è tramite il riferimento alla diligenza sub specie perizie, cioè come, come perizia, questo uh, oggetto viene determinato. Cioè la perizia consente di giurificare, rendere giuridicamente rilevanti regole non giuridiche, quelle dell'attività professionale che il debitore esercita, le regole economiche, eh, diciamo, eh, del, del, eh, della professione di architetto, di ingegnere, di medico, tutto il sapere tecnico che viene, per così dire, richiamato nella sua dimensione, per così dire, media come oggetto del rapporto obbligatorio, ma qua non, ha, non siamo, in conf non siamo eh, di fronte alla diligenza in senso, per così dire, tecnico, quella che noi conosciamo nella responsabilità extracontrattuale. Questo è un criterio di determinazione dell'oggetto del contratto, come ve ne sono di altri, eh, tutte le fonti di integrazione di fonte legale, ad esempio, salvo la buona fede, che è più complessa e poi la professoressa lo chiarirà. La buona fede in senso tecnico, almeno in Italia, eh, cioè il dovere di sforzo, di attenzione, io vi suggerisco questa definizione, un precetto generale che governa le attività libere o discrezionali, o in Italia opera soltanto in sede di esonero dalla non di fondamento della responsabilità, di esonero, quando si tratta di verificare se l'impossibilità... Della prestazione sopravvenuta sia o meno imputabile al debitore. Il giudizio di imputabilità è condotto alla stregua della diligenza, se quella, quella sopravvenienza era prevedibile ed evitabile, allora si ha responsabilità, non opera la causa di esonero, quindi la responsabilità opera nel senso che non funziona la causa di esonero, se invece non era prevedibile o anche, ove prevedibile, non era evitabile. Si ha causa di esonnere il debitore va esente da responsabilità. Questa è la cosiddetta diligenza conservativa. Questa è una diligenza molto prossima a quella extracontrattuale, perché in realtà eh, la conservazione della possibilità di prestare non è oggetto di un obbligo, è un'attività discrezionale. Cioè io ve la, ve la descrivo così, almeno io così l'ho capita e me la sono raffigurata. È un'attività libera nei mezzi ma vincolata nel risultato. Il debitore deve prevenire tutti quei fattori impossibilitanti che possono essere diciamo, previsti ed evitati e qualora non lo faccia incorre responsabilità. Cosa debbia fare non è oggetto di obblighi, non è specificato, è rimesso a questo criterio di condotta piuttosto generico che è quello tipico delle attività libere, vedi, responsabilità extra e contrattuale o discrezionali come questa. Questa, per così dire questa sacca di discrezionalità che eh, il debitore di cui il, il debitore gode in fase di eh, adempimento avrei voluto dire tanto altro ma come sempre accade diciamo, uno si fa dei bei progetti diciamo, li struttura, immagina un discorso ma eh, poi vengono sempre stravolti eh, però insomma eh, quello, le, gli aspetti principali sono riusciti almeno a evidenziarli e eh, con questo vi ringrazio dell'attenzione